Buongiorno, l'episodio di oggi si riferisce a un evento al quale sono stato invitato un paio di settimane fa, il Microcon 2020, organizzato da Paolo Liberti e Pier Aisa. Nell'ambito di quella manifestazione ho presentato un video, 15 minuti, nel quale approfondivo il discorso relativo all'ottimizzazione del codice scritto esplicitamente per Arduino. Il video che presentiamo oggi è parte di quell'intervento e spero che interessi a tutti quanti. Buona visione. Ciao a tutti e benvenuti a questo mini corso sulla ottimizzazione del codice su Arduino. Quando parliamo di ottimizzazione del codice, ci riferiamo a due concetti fondamentali: la velocità di esecuzione del codice ed il risparmio delle risorse utilizzate, tipicamente la memoria. Chi come me ha qualche anno alle spalle ricorderà sicuramente l'avvento degli home computer. Per la prima volta l'elettronica portava sulla scrivania dell'utente medio una notevole potenza di calcolo. Gli home computer prodotti da Lord Sinclair, lo ZX81 e lo Spectrum, avevano un cuore composto dal microprocessore Z80 ed un clock da 3.5 MHz. Commodore presentò allo stesso tempo il VIC-20 e il C64, basati sul processore della famiglia 6502 con clock ad 1 MHz. La memoria andava da 1 KB per lo ZX81 senza estensioni ai 64 KB non integralmente utilizzabili del C64. Con questo hardware nacquero i primi videogiochi, i primi programmatori self-made, i primi hacker. In che rapporto si pone Arduino rispetto a questi sistemi? Occorre innanzitutto ricordare che Arduino è un microcontrollore, non un microprocessore. Questo significa che non necessita di un sistema operativo per comunicare con le periferiche o con la memoria. Ogni operazione viene eseguita in sequenza e le poche interruzioni ricevute per la gestione di attività di controllo non provocano rallentamenti evidenti del codice. Arduino 1 lavora con un clock di 16 MHz, decisamente più veloce degli home computer visti prima. La memoria di Arduino è divisa in tre sottosistemi: memoria flash 32 KB, memoria SRAM 2 KB, memoria EEPROM 1 KB. La memoria flash è la memoria utilizzata per contenere il codice che verrà compilato ed eseguito. La memoria SRAM o statica, Static Random Access Memory, conterrà le variabili e le strutture dati dinamiche create e gestite dal programma. La memoria EEPROM, infine, contiene il sistema di lancio di Arduino con le procedure di test che si assicurano che l'hardware sia funzionante. Riempire 32 KB con il proprio codice per Arduino è un'impresa difficile, ma quando si utilizzano numerose librerie potrebbe capitare che il programma non compili correttamente, avendo esaurito lo spazio disponibile. In tal caso sarà necessario tagliare via parte del codice, commentando le sezioni non utilizzate, cercando di fattorizzare il codice comune attraverso funzioni specifiche o loop più stretti. Quindi, in sequenza, controllare le librerie non utilizzate, funzioni non utilizzate, variabili non utilizzate o codice irraggiungibile. La memoria statica rappresenta la risorsa più rara e preziosa per il nostro controllore. Vediamo in che modo sia possibile ottimizzare l'uso della memoria statica e rendere i nostri programmi più flessibili. Nonostante la mancanza di SRAM sia il problema di memoria più comune su Arduino, non sempre è così semplice diagnosticare tale problema. Se il programma va in crash per qualche inesplicabile ragione, molto probabilmente si è verificato un overflow dello stack a causa della mancanza di memoria SRAM.
Nella figura vediamo in che modo Arduino utilizzi lo stack, che cresce verso il basso, per salvare lo stato di funzioni e variabili durante l'esecuzione del programma, mentre lo heap, che cresce verso l'alto, viene allocato e deallocato dinamicamente. L'allocazione dinamica può creare un effetto groviera nella memoria e il programma potrebbe non trovare abbastanza spazio per le variabili necessarie, anche se fisicamente presente, poiché non contiguo. Se non siamo sicuri di utilizzare una variabile, proviamo a commentarla via. Se il programma continua a funzionare correttamente, abbiamo risolto. Probabilmente non ne avevamo bisogno. La macro F. I vettori e le stringhe di caratteri richiedono un sacco di memoria. Rubano inizialmente spazio nella memoria flash, quindi vengono copiate nella SRAM quando lanciamo il nostro programma, come variabili statiche. Se sappiamo che non modificheremo una stringa, abbiamo una soluzione. La macro F infatti istruisce il compilatore nel mantenere le stringhe in area flash, usando implicitamente il modificatore PROGMEM. In pratica, inserendo la nostra stringa all'interno della macro F, risparmieremo tanti byte di memoria statica quanti sono i caratteri della stringa stessa. Ma c'è di più! L'uso del modificatore PROGMEM prevede due step differenti. Nel primo step abbiamo la dichiarazione del vettore come const PROGMEM, che ci consente di risparmiare spazio nella memoria statica. Per accedere al livello di codice, invece, si usa una delle due funzioni riportate, a seconda del tipo utilizzato. Immaginiamo di aver bisogno di lavorare su funzioni trigonometriche. Dalle superiori, ricordiamo che, per calcolare il seno di un angolo, ci è sufficiente conoscere i valori tra 0 e 90 gradi. Tutti gli altri valori si trovano per rotazione o riflessione. Lavorando con valori interi per gli angoli, è semplice precalcolarci i valori del seno tra 0 e 90 gradi ed inserirli nell'array di float. L'array sarà definito const in modo da utilizzare la mappatura dei valori direttamente in flash, senza sprecare SRAM preziosa. Allo stesso modo, potremo calcolare la tabella con i valori dei logaritmi in qualsiasi base degli interi tra 1 e 255. Il programma è suddiviso in sezioni. La prima sezione contiene i simboli di definizione che ci consentiranno una compilazione condizionale del codice. La seconda sezione contiene le tabelle di riferimento per i valori precalcolati di logaritmo e radice quadrata di tutti i numeri interi tra 0 e 255. La sezione di setup si occupa di configurare il monitor seriale che utilizzeremo per visualizzare i risultati. Il loop, infine, conterrà il corpo del nostro benchmark. A seconda delle scelte condizionali effettuate, avremo le seguenti possibilità. Caso 1. Misura dei tempi di calcolo su 256x500, 128.000 operazioni di calcolo di logaritmo tramite la libreria matematica del C. Caso 2. Misura dei tempi di calcolo su 256x500, 128.000 operazioni di calcolo di logaritmo tramite la tabella di lookup. Un procedimento simile consente il miglioramento dei tempi di esecuzione anche in caso di calcoli con seni, coseni o radicali. Il tipo di dato float risulta il più pesante da gestire a livello di codice macchina. La ragione è da ricercare nel formato del numero in memoria, cosiddetto formato IEEE 754. Che prevede una lunga serie di calcoli per normalizzazione ed approssimazione prima dell'uso. A seconda del tipo di operazioni da svolgere, è possibile scegliere formati di rappresentazione diversi per tali numeri, in particolare in virgola fissa. I formati in virgola fissa, come quello rappresentato nell'immagine, consentiranno un notevole risparmio di tempo macchina. Abbiamo eseguito alcuni test per dimostrarlo.
Il programma nell'immagine ripete 30.000 volte il calcolo all'interno del ciclo while, mentre la compilazione condizionale consente di scegliere il tipo di dato, float o fixed point. Al fine del ciclo viene stampato il risultato. Abbiamo elaborato per 100 volte i 30.000 cicli del kernel di calcolo, sommando i risultati e calcolando una media dei tempi di esecuzione. Nei due casi in considerazione abbiamo avuto, caso 1, floating point 2.58 secondi, caso 2, fixed point 0.34 secondi. In altri termini, l'utilizzo della libreria fixed point risulta di 7 volte e mezzo più veloce della floating point standard. In alcuni casi particolari, quando l'estensione della famiglia di dati lo permette, tale libreria rappresenta la differenza tra il poter eseguire un lavoro e l'impossibilità di avere risultati coerenti in un tempo sufficiente. Purtroppo il tempo è tiranno e non abbiamo potuto approfondire più di tanto i concetti presentati. Se però l'argomento vi attrae, seguiteci sui social media, scriveteci e aiutateci ad accontentarvi. Per ora è tutto. Un saluto da Luigi.